Amano la cordialità, il cibo e le bellezze che caratterizzano la città della fortuna e per questo da ben 50 anni consecutivi i coniugi Baldinotti scelgono di trascorrere le vacanze estive a Fano. Giuseppe e Lore, entrambi ultra ottantenni e residenti nel comune di Scandicci a Firenze, frequentano puntualmente da metà luglio a Ferragosto l'hotel Augustus, il Lido 2 e il centro storico fanese. Una fedeltà alla loro che l'Accademia della Spiaggia, il comune e la direzione dell'albergo hanno deciso di premiare. Ve lo aspettavate tutta questa accoglienza? Io pensavo che fosse, sapevo di questa riunione dell'Accademia, ma io che c'è cosa c'entrassi non lo sapevo, insomma, al di fuori di avere tutti questi amici che ci vogliamo bene da tanto tempo ormai. Quindi è stata una sorpresa? Sì, per noi sì. Io assolutamente non sapevo niente. Signora, da 50 anni nella città di Fano, come mai? Perché la città, ma più di tutto i fanesi, prova ne sia quello che ci hanno organizzato oggi, che è stata una cosa squisita. Ringrazio il vice sindaco e tutti i nostri amici che abbiamo conosciuto. Ragazzini e ora sono nonni qualcuno. Fin dal 1965, il loro primo arrivo con i due bambini in tenera età, nulla gli ha mai fatto cambiare idea sul luogo in cui soggiornare. Come sempre, anche quest'anno, la coppia ha preferito recarsi a Fano in automobile. L'Accademia della Sabbia ha deciso di organizzare questo momento di festeggiamento e di premiazione. I signori sono molto amici nostri, no? E siccome che volevamo fare una sorpresa, non doveva essere un impatto negativo. E allora abbiamo riunito tutti gli amici, per non insospettirli, abbiamo riunito gli amici come Accademia della Sabbia e dopo con l'inserimento, va bene, con le vice sindaco, va bene, seguiva la cerimonia, perché se no loro o scappavano o non sarebbero stati presenti o non sarebbero venuti. Una grande soddisfazione avere dei turisti che puntualmente ogni anno si ripresentano nel suo albergo. Beh sì, è piacevole, diciamo che ogni anno è sempre più difficoltoso, però vista anche naturalmente l'età, comunque sì, è sempre gradevole averli in casa, sono degli ospiti eccezionali. Vi ritroveremo qua anche il prossimo anno? Ma a Dio piacendo, si comincia a essere ultra ottantenni, Io 83, lui 82, quindi...